Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giorgio Garzino e mi occupo prevalentemente di formazione tecnica in ambito wallet. Vi do il benvenuto al primo webinar dedicato a IOFIS, la nostra soluzione per la smart home e la domotica. Prima di iniziare, innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato partecipando a questo webinar. Durante il webinar avrete anche la possibilità di formulare delle domande, non a voce, ma direttamente dalla piattaforma in cui siete collegati. Per chi è connesso da dispositivo mobile, quindi tablet e cellulare, ha la possibilità di porre delle domande direttamente cliccando sul punto interrogativo che trovate nella barra in alto a destra. Per chi invece ci seguirà da un PC, avrà la possibilità di inviare delle domande allo staff di Urmet direttamente dal box di domande. Abbiamo anche condiviso con voi della documentazione che potrete scaricare liberamente premendo il tasto icona da smartphone oppure dal box documenti direttamente da PC. Durante il webinar verranno formulati dei semplici sondaggi a cui potrete rispondere in maniera totalmente libera cliccando sull'opzione che ritenete più corretta e premendo il tasto invio. A questo punto passerei ora la parola a Elio Rimonta, il direttore vendita Italia del gruppo. Buongiorno Elio. Buongiorno Giorgio, un cordiale saluto a tutti. Io sono Elio Limonta, sono direttore vendita Italia. È con grande piacere essere con voi in questa modalità un po' insolita, che nel nostro lavoro ovviamente siamo abituati molto di più a contatti diretti, però siamo un po' costretti a lavorare in questa modalità. Solo un accenno: in questo periodo Urmet ha continuato, nel limite del possibile, ovviamente nel rispetto delle restrizioni e delle regole, a continuare a stare vicino a voi installatori, con il servizio di servizio clienti di Torino, con la rete di tecnici commerciali e quant'altro. In questo momento siamo collegati in più di 853 persone, mi fa molto piacere, è già un segno di successo. Questo incontro, oltre a presentare un po' le novità e ribadire un po' di vantaggi della soluzione di IOFIS, che qualcuno di voi sicuramente ha già utilizzato, già conosce, è anche una bella occasione di confronto, di stare insieme in questa modalità virtuale e confrontarci su quelle che sono un po' le esigenze, sentire un po' di vostri pareri attraverso la chat. Terremo uno spazio poi alla fine per rispondere a qualche domanda. Per noi è una grande opportunità anche per cogliere un po' le vostre esigenze, cosa possiamo fare per stare ancora più vicino come Urmet ai nostri clienti, ai nostri installatori. Questo è quello che Urmet ha cercato di fare sempre meglio negli ultimi anni, potenziando comunque il presidio territoriale, la vicinanza con l'assistenza, migliorando aspetti di assistenza e di supporto tecnico-commerciale in pre e post-vendita, e questo è un po' il percorso. Un segnale che abbiamo, che saremo costretti a migliorare ulteriormente. Adesso rilascio la parola al collega Giorgio. Inizieremo con questa presentazione, avremo poi qualche spazio da condividere insieme. Grazie a tutti e buona continuazione, buona visione, buon ascolto. Grazie. Grazie Elio, perfetto. Prima di iniziare io lancerei un piccolo sondaggio giusto per capire che tipologia di clienti sono attualmente collegati. Quindi lancerei un sondaggio adesso breve, molto semplice. Quindi conosci, hai già utilizzato IOFIS? Potete rispondere selezionando una delle tre opzioni direttamente dallo schermo e premendo il tasto invio. Lascio qualche istante giusto per dare la possibilità a tutti quanti di effettuare la scelta. E un sondaggio che a noi serve anche per capire e per migliorare eventualmente dedicare dei webinar magari in un aspetto più commerciale o un aspetto più tecnico. Ok, possiamo chiudere magari il sondaggio. Perfetto, vediamo un attimino il pubblico che è collegato. Vediamo che la maggior parte di voi ha già utilizzato IOFIS, quindi è un prodotto che sicuramente è già entrato nel vostro ambito lavorativo. Una parte ne ha sentito parlare, ma non ha ancora avuto modo di utilizzarlo,
e una parte invece non lo conosce. Quindi è anche un'occasione a questo punto per entrare nel dettaglio e dare la possibilità di capire quali sono i campi applicativi e i plus di questa tipologia. Ok, grazie, chiudiamo pure il risultato. Perfetto, ok. Gli OPIS, di cosa si tratta? Innanzitutto è sicuramente una soluzione innovativa nell'ambito della soluzione smart, sicuramente semplice e unica nel suo genere, quindi un prodotto dedicato al mondo dell'installazione, quindi per l'installatore elettrico che lo aiuta a rispondere alle esigenze del mercato. Quali sono i vantaggi di OPIS? I vantaggi di OPIS si concretizzano ad esempio nella realizzazione di nuovi impianti, sia in ambito residenziale che terziario, dove abbiamo la possibilità di progettare interamente un impianto elettrico dalla A alla Z e quindi avere la possibilità di posizionare ogni singolo attuatore o ricevitore laddove effettivamente vogliamo. Sono invece particolarmente evidenti i vantaggi nell'ambito della ristrutturazione o nella modifica di impianti esistenti, dove magari siamo vincolati al posizionamento dei moduli e non abbiamo quindi la possibilità di eseguire opere murarie, che sono sicuramente più invasive, e quindi siamo vincolati a sfruttare l'impianto esistente. Infine, i vantaggi di OPIS si tramutano in ambito domotico perché soddisfano le esigenze e le aspettative del nostro cliente finale, permettendoci una rapida realizzazione e a costi veramente contenuti rispetto a un impianto domotico tradizionale. Perché gli OPIS conviene? Conviene sicuramente per tutta una serie di fattori. Innanzitutto, essendo dei moduli che viaggiano radio, impiegheranno per il collegamento una minore quantità di cavo. Questo si traduce in vantaggio in termini di costi di materiale e tempi di realizzazione. Il tempo di installazione è ridotto, in quanto essendo dei moduli smart anche dal punto di vista installativo, permettono di realizzare un impianto con un sistema OPIS in un tempo sicuramente inferiore rispetto a un impianto tradizionale. Il vantaggio economico è anche particolarmente evidente perché la soluzione OPIS utilizza dei semplici pulsanti per funzionare, consentendo quindi un risparmio sull'acquisto del prodotto, tagliando quindi in maniera considerevole il costo degli organi di comando diciamo più evoluti, tipo deviatori, invertitori, che richiedono oltretutto anche un maggior numero di conduttori. Il fatto di utilizzare un comune pulsante ci permette di realizzare quindi soluzioni lineari molto semplici, risparmiando anche il tempo per la progettazione dell'impianto. Possiamo usufruire un qualunque pulsante e quindi la soluzione è veramente lineare. A questo punto passerei nuovamente la parola a Elio. Ecco, un'analisi, un confronto che abbiamo fatto rispetto a quello che definirei domotica tradizionale, però ormai ci sono diverse soluzioni, no? Però partendo dalle soluzioni più utilizzate, che ci sono ormai da più di un decennio di altri marchi, ovviamente ci sono ormai soluzioni sia radio che filari, però diciamo che tutta quella che è la parte in soluzione filare, la domotica tradizionale ha comunque un bus dedicato. La soluzione OPIS che vedete alla vostra destra dello schermo, ovviamente la soluzione radio non ha bus, ma anche la soluzione filare non prevede un bus dedicato. Per chi l'ha già utilizzato, sapete che io posso fare un impianto filare con una centralizzazione usando un filo da 1,5 mm, senza avere un discorso di cavo twistato, doppio isolamento, un cavo bus specifico, ma è sufficiente avere un cordina normalissima. Per quello che riguarda la programmazione, nei sistemi tradizionali ci sono i ponticelli, jumper, deep switch, software. Nella versione OPIS ho due possibilità. Una programmazione per funzioni molto semplificate che posso richiamare direttamente dal mio tasto di comando le ricette presenti nel modulino, oppure posso ho una programmazione assistita molto semplice, più complessa in un contesto di impianto, cioè più complesso l'impianto, che mi permette con un tablet e una chiave di leggere i miei modulini e programmarli direttamente dal tablet. Però banalmente, se io ho 5 tapparelle installate e devo fare una centralizzazione, posso tranquillamente gestire una programmazione dal pulsante.
Altra cosa molto importante, non prevede gli occhi su un'alimentazione di sistema del bus, cioè utilizza tranquillamente tutta quella che è l'alimentazione di rete, cioè sia per gli utilizzatori sia per i comandi, a differenza di sistemi domotici tradizionali dove io, avendo un bus, devo avere un'alimentazione dedicata. Punto debole dell'alimentazione dedicata è che se mi si guasta l'alimentatore e ho un'automazione luci e tapparelle, con l'alimentatore guasto, salvo con l'alimentatore di backup, ovviamente non mi funziona più niente dell'impianto. In questo caso io ho un problema sul singolo modulino, non mi funzionerà il modulino, cioè l'utilizzatore collegato al modulino. Aspetto abbastanza significativo, perché ogni modulino ha la sua intelligenza, ha la sua funzione a sé, si interfaccia con gli altri, come vi dicevo, attraverso un filo, nel caso del filare, che non è un bus, ma un filo che ha praticamente una tensione molto simile a quella di rete, oppure attraverso il bus radio. Ogni singolo modulino ha il vantaggio, oltretutto, di essere protetto dalle sovraccorrenti, dal cortocircuito e dalla parte termica. L'integrazione rispetto a altri sistemi di IoTis è totalmente aperto per tutto quello che riguarda segnali logici, cioè comandi on off, non prevede gestioni per ora, a parte un futuro sviluppo di prodotto ulteriore, di avere la gestione di segnali analogici. Stesso discorso riguarda un po' il discorso del limite impiantistico. Tenete presente che, non avendo un bus, non avendo un alimentatore dedicato, non c'è necessità di aggiungere un doppio alimentatore se ho un certo numero di dispositivi, se devo la lunghezza della tratta, devo aggiungere determinate cose, ma ho il vantaggio che lavorando tendenzialmente con la tensione di rete posso mettere quanti modulini voglio. Per quello che riguarda invece la parte di bus radio, mi permette anche quello di usare i modulini in un certo modo e stenderlo. Qui è l'esempio più tradizionale, direi che negli ultimi anni è sempre stato il più utilizzato, che c'è ovviamente di varie marche. Nel caso della soluzione filare, come potete vedere, io ho i miei singoli comandi, i miei attuatori, diciamo, con integrato il comando, in questo caso sono 5 motori tapparelle, ho una centralizzazione, cos'ho? La mia distribuzione ovviamente di rete per alimentare i miei motori, in più ho il bus e l'alimentatore dedicato. Con IoTis queste due parti scompaiono, cioè non ho più la necessità di avere il bus nell'alimentatore. Se la faccio filare, il mio bus va sostituito da un filo da 1,5 metri che porterò alla centralizzazione, con un unico filo. Ridò la parola a Giorgio. Grazie Elio. Quindi cos'è IoTis? IoTis praticamente si traduce in una gamma completa di moduli digitali, quindi composta da trasmettitori, da ricevitori e telecomandi, che permettono di realizzare dei comandi multipli per la gestione centralizzata di tapparelle, ad esempio di luci, di home automation, in maniera estremamente semplice. Il fatto di non utilizzare centraline, come ha detto Elio, ci permette di evitare che una semplice centralina si guasti, tutto il nostro impianto domotico smette di funzionare. Il fatto di anche di non dover realizzare un bus dedicato filare ci permette di posizionare questi modulini realmente dove ne abbiamo bisogno. Sono moduli estremamente smart anche dal punto di vista del posizionamento, quindi praticamente permettono una soluzione estremamente versatile, quindi possiamo posizionarlo nelle versioni tradizionalmente all'incasso in una 503 direttamente posizionata sul fondo della scatola. Possiamo posizionarla quindi anche nelle scatole di dimensioni più superiori, tipo 504-506, senza alcun tipo di problema. Il posizionamento può anche avvenire, date le dimensioni ridotte del modulo, anche nelle scatole rotonde da diametro 60. Per tutte quelle applicazioni in cui invece, magari per esigenze di capitolato, magari dobbiamo posizionare i singoli attuatori direttamente all'interno di un quadro elettrico, possiamo utilizzare le versioni in barradina, che è quella che vediamo sulla destra, anche se sono estremamente compatte, un modulo DIN, e quindi possiamo posizionarle magari direttamente all'interno di un quadro, sfruttando magari la filatura esistente. Insomma, l'estrema versatilità di questi moduli ci permette in realtà di sfruttare una comune scatola di derivazione per
il posizionamento del nostro modulino. Cosa occorre poi per realizzare un impianto smart con gli OPS? Occorre innanzitutto che quantificare il numero dei moduli ricevitori, che saranno quei moduli, i relè, che andranno a pilotare i nostri carichi. Quindi andremo poi cosa? A quantificare i punti di comando che sono i nostri trasmettitori, quindi che sono disponibili nelle varie versioni che poi vedremo successivamente. Infine permetterà di utilizzare anche che cosa? Uno YokiSub. Lo YokiSub è quell'interfaccia che andremo ad utilizzare se vogliamo creare, ad esempio, delle situazioni domotiche, degli scenari. Quindi non solo il classico comando diretto o centralizzato, ma la possibilità di far interagire con un pulsante e comandare contemporaneamente l'accensione di una luce, la chiusura di una tapparella o magari l'azionamento di un attuatore per rapido diffusione, in maniera assolutamente libera. Ma è anche quell'accessorio, quell'interfaccia che andremo a utilizzare se vogliamo realizzare un impianto connesso. Quindi dare la possibilità al nostro utente finale di gestire in piena autonomia il proprio impianto domotico, il proprio impianto smart, ma comodamente seduto sul divano come oppure se è in vacanza e quindi vuole monitorare la situazione. Lo YokiSub ci permette che cosa? Anche di utilizzare gli assistenti vocali, quindi queste nuove piattaforme multimediali che ci permettono quindi di ampliare ulteriormente le opzioni, quindi le caratteristiche di Yokis, quindi non solo avere dei punti di comando fissi, non solo magari uno smartphone per il comando del nostro impianto, ma anche quindi il comando direttamente vocale. A questo punto praticamente per capire un attimino come funziona il mondo Yokis, io lancerei un breve sondaggio conoscitivo. Cosa è necessario quindi per usare Yokis? Avete la possibilità di scegliere quindi una centralina dedicata, un alimentatore dedicato oppure solo alimentazione diretta 230 volt. Potete selezionare quindi l'opzione che ritenete corretta. Ok, lascio qualche istante, quindi questo giusto per capire se per chi non ha avuto il modo di ancora entrare nel sistema Yokis per avere la possibilità di comprendere meglio il funzionamento e quindi le potenzialità del sistema. Ok, io chiuderei a questo punto il sondaggio. Vediamo un attimino la maggior parte di voi cosa ha risposto. Ok, direi che praticamente la maggior parte di voi ha risposto correttamente. La risposta corretta è la terza. Quindi per utilizzare un modulo ricevitore Yokis, alla fine è necessario che cosa? Solo la tensione di rete a 230 volt. Cioè quella che noi abbiamo già presente all'interno del nostro impianto. Quindi non è necessario passare o utilizzare altro. Vediamo che i moduli ricevitori alla fine cosa sono. Vediamo in alto il modulo relè multifunzione e dicevamo che il vantaggio qual è? Che i moduli sono intelligenti, quindi l'elettronica è già presente a bordo del modulo stesso. Questo mi permette di utilizzare ad esempio un relè multifunzione per più caratteristiche, più utilizzi. Può essere utilizzato un semplice relè monostabile bistabile, o funzionare magari in modalità impulsiva, quindi dare la possibilità di avere un comando veloce, ma possiamo anche inserire delle funzioni di temporizzazione. Tutte queste funzioni possono essere, tra virgolette, discriminate direttamente in fase di programmazione. Una volta effettuato ciò, il mio relè multifunzione potrà funzionare, ad esempio, per accendere, spegnere o temporizzare una luce, oppure accendere e spegnere direttamente la caldaia, quindi per la termoregolazione. Oppure più semplicemente ci toglie l'impiccio e ci permette di chiudere un contatto pulito, quindi privo di potenziale, per aprire un cancello, quindi direttamente collegato all'automazione di una centralina. Il secondo modulo, quindi all'interno della gamma dell'offerta Yokis, è un modulo dimmer radio che, oltre a unire le classiche funzioni di un dimmer, quindi la possibilità di regolare in maniera fine l'intensità della luce, di magari impostare una intensità preferita, un livello minimo magari per evitare di avere dei finti raggi sul nostro attuatore, ci permette anche quindi di effettuare il classico on-off. Immaginiamo di dover realizzare una ristrutturazione, non abbiamo ancora cambiato la lampada con una lampada dimmerabile, in attesa di far ciò possiamo farlo funzionare come semplice accensione spegnimento. Come terza gamma di prodotti di Yokis è il modulo tapparella radio, è il classico modulo tapparella che è compatibile con tutte quelle tapparelle che funzionano a 3-4 conduttori alimentate a 230 volt, quindi quelle più comuni in commercio.
mi permettono le classiche funzioni di apertura, stop, chiusura, ma anche di schedulazione quotidiana, quindi darmi la possibilità di inserire delle funzioni aggiuntive che alle 8 del mattino in maniera totalmente automatica le tapparelle si alzano, alle 23 di sera in maniera sempre schedulata le tapparelle si chiudono. Ma può essere una tapparella come oggetti similari, tende da sole, teloni per piscina, in maniera assolutamente libera. Le versioni sulla sinistra che vedete sono le versioni del dasso. Come dicevamo, sono disponibili anche le versioni barra DIN per il posizionamento direttamente all'interno del quadro. Questi moduli ricevitori sono moduli ricevitori radio, quindi all'interno dell'offerta per poterli azionare abbiamo tutta una gamma di trasmettitori che vanno dai classici telecomandi disponibili nelle versioni A, 1, 2 e 4 pulsanti, diciamo portatili, a cui si affiancano delle versioni a 4 tasti sulla destra utilizzabile anche da tavolo e un telecomando più compatto a 8 pulsanti che quindi mi permette di arrivare fino a 8 comandi in un unico dispositivo. Ricordo che il comando può essere un comando a un singolo dispositivo come una centralizzazione come un comando multiplo di attuatori differenti. Laddove Yokis sfrutta in maniera determinante l'impianto esistente con l'utilizzo dei trasmettitori di incasso che vediamo in basso. Ne abbiamo di due versioni, una versione E4 DPP che è una versione a 4 tasti e una versione E2 DPP che è una versione a 2 comandi radio. Possono essere cablati direttamente su un pulsante, quindi di qualsiasi sede civile, quindi qualsiasi dispositivo che mi recupera un contatto in chiusura o anche in apertura perché è programmabile, permette di effettuare una trasmissione radio. Possiamo anche collegarci un semplice interruttore, quindi lui, il sistema IOTS è già intelligente, quindi in fase di programmazione possiamo discriminare il tipo di frutto che gli abbiamo collegato. Alla gamma di trasmettitori classici si affiancano anche una gamma di trasmettitori radio da parete. Questi trasmettitori sono inseriti all'interno di una serie civile di colore bianco lucido, come vedete, molto elegante, e sono disponibili nelle versioni A1, A2 e A4 comandi. Il trasmettitore è estremamente piatto, quindi è da esterno anche, ed è direttamente applicabile su una superficie con il biadesivo che è fornito a corredo. Questa può essere la soluzione dove magari non abbiamo la 503 a disposizione e quindi magari dobbiamo recuperare un comando direttamente su una superficie dove non possiamo parcellare. Immaginiamo di avere una serie di uffici, magari inframmezzati da vetrate, possiamo applicare direttamente il comando sul vetro senza alcun tipo di problema. Oppure immaginiamo sempre in ambito di uffici, magari diamo la possibilità a un cliente direttamente seduto sulla scrivania, con un semplice comando applicato sulla sua scrivania, di azionare liberamente la tapparella, regolare l'intensità della luce, spegnerla totalmente in maniera totalmente autonoma, senza opere invasive. Quindi Elio, se vuoi fare qualche introduzione. Bene, grazie Giorgio. Allora, il collega Giorgio vi ha dato un po' un dettaglio, un panorama di quello che è l'offerta e i prodotti in termini di attuatori, ricevitori, trasmettitori e le varie soluzioni. Nei campi applicativi che vedevate nelle prime slide, uno degli aspetti, diciamo, molto importanti per l'utilizzo di Yokis è nell'ambito delle ristrutturazioni. Nell'ambito delle ristrutturazioni, dove impatti di carattere estetico? Ok, in attesa che Elio abbia la possibilità di ricollegarsi, introduco anch'io. Quindi, Yokis cos'è? Yokis è la soluzione perfetta quindi in ambito delle ristrutturazioni, perché immaginiamo di dover aggiungere un punto luce all'interno di un impianto già esistente. Questa possibilità è il lavoro che ci viene richiesto, ma è anche... magari un'opera invasiva. Allo stesso modo magari ci richiedono di inserire un punto presa o aggiungere un'automazione. Quando ci arrivano questo tipo di richieste, se l'impianto è già stato realizzato, le soluzioni alla fine non sono tantissime. Quindi o andremo a realizzare, come vediamo in alto, delle canaline da esterne, oppure dobbiamo realizzare delle tracce nel muro, quindi andare a effettuare delle opere murarie dove magari è stato appena passato la mano di vernice fresca, dello stucco, oppure realizzare ex novo delle canaline, che non è sicuramente la soluzione più gratificante. Sempre nell'ambito delle ristrutturazioni, quindi non solo quindi per i classici punti presa e punti luce, ma anche magari per l'aggiunta di comandi di automazioni usufruibili direttamente all'interno della nostra abitazione.
Adesso io direi di vedere alcuni casi concreti di campi applicativi del sistema IOPS. Immaginiamo ad esempio di avere l'esigenza di dover ripetere l'accensione della lampada, che vediamo in alto al centro, ma non riesco a utilizzare il conduttore. Abbiamo già un interruttore, un pulsante che mi permette l'accensione e lo spegnimento della luce. Ci viene richiesto di replicare un secondo comando direttamente, magari da un altro punto della stanza, perché abbiamo effettuato delle modifiche, abbiamo spostato magari anche la posizione del letto, quindi ci viene richiesto di un ulteriore comando direttamente sul testaletto. Senza fili come faccio? La soluzione che propone IOPS, ad esempio, la prima potrebbe essere quella di utilizzare un modulo relay multifunzione, quello che vediamo sulla destra, che andremo a inserire direttamente all'interno della 503 del comando già esistente. Essendo il modulo RoYOPS realmente ibrido, radiofilare, ci permette di collegare quindi direttamente sul modulino il pulsante già esistente. E abbiamo praticamente realizzato il comando filare. Dall'altra parte andremo a posizionare la nostra 503 in maniera veramente semplice, la nostra serie 6000, un semplice pulsante e col trasmettitorino E2BBP, tablato direttamente sul frutto, andremo a realizzare la trasmissione in maniera veramente libera. Questa è la soluzione ideale dove non posso fare opere murali. Quindi la mia unica opera è stata quella di inserire un 503. Magari io non ho neanche la possibilità di inserire una 503, quindi vediamo una soluzione 2, dove utilizziamo sulla destra sempre il nostro relay multifunzione, quindi classico passo passo, collegato al pulsante già preesistente, quindi comanderà a 230 volt la mia lampada, e dall'altra parte posizione dove realmente mi necessita 1, 2, 3, 4 n comandi, ad esempio della versione a parete. Quindi sono dei comandi che abbiamo visto prima, dei trasmettitori che possono essere fissati direttamente, quindi o nell'interasse di una 503 se già esiste, ok, oppure più liberamente all'interno di una superficie direttamente col biadesivo, in maniera totalmente autonoma. A queste due soluzioni si affianca una terza, che in realtà è un'integrazione, nel senso che come punto di comando a questo punto possiamo anche sfruttare un semplice telecomando portatile, quindi andare a realizzare quello che normalmente era una deviata fatta con un punto fisso e a questo punto un telecomando. Quindi, come vedete, è una soluzione estremamente versatile. Elio, hai la possibilità di intervenire? Eccomi, grazie Giorgio, c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, non ho capito cosa è successo, va bene, fa parte della diretta, il bello della diretta, dicono, no? Allora, ecco, sempre in termini di esigenze, io devo fare, questo è un esempio, devo fare una deviata, cioè un punto luce, comandarlo in due punti, non ho la possibilità di avere una connessione fisica, questo è un classico esempio. Tenendo lì, per praticità abbiamo indicato due soluzioni con due punti di comando, però l'estetica, come diceva anche prima Giorgio, non è vincolante. Io connetto dietro il mio 2BP e mi permette, metterò il mio attuatore vicino alla lampada e mi permette di fare questa deviata. Esempio, senza fili, come faccio? Ecco, questo è un classico esempio schematizzato. Come vedete, c'ho il mio MTR, che non è in questo caso altro che un relè che porta, che comanda la mia sorgente luminosa, il mio utilizzatore. Nelle mie due scatole dietro i miei frutti ho montato le due BP e mi permette di fare questa deviata senza avere un collegamento fisico fra i comandi. Questo è un grosso vantaggio, specialmente quando sono in una situazione che addirittura, come vedevate prima con Giorgio, ho la possibilità di avere dei coprifuori, diciamo dei tappabuchi montati sul supporto, togliendolo, mettendo un normalissimo pulsante o interruttore, come siete più comodi. Dietro collego il mio E2BP. L'attuatore lo metto dove ho più spazio, se vicino all'utilizzatore oppure nella scatola di derivazione centrale dove parte, dove c'è una montante che mi fa la mia sorgente luminosa, mi permette di fare questo. Questa è una soluzione di grande flessibilità in ambito di ristrutturazioni o modifiche di impianti esistenti. Poi, cioè in questo caso qua mi evita l'utilizzo di canaline esterne.
Beh, pure Giorgio. Ecco, un'altra soluzione, sempre rideviata, utilizzando il TLN, perché ovviamente il mio MTR, cioè il mio attuatore, riconosce diversi trasmettitori. Questa qua è una soluzione ottimale quando addirittura non ho possibilità di avere punti di incasso con 503 o scatole tonde o scatole da esterno o quant'altro, perché il mio TLNT, come avete visto prima, è un comando da superficie che addirittura posso incollare col biadesivo a una parete di legno, di muro, di vetro, dove voglio. E ha questa funzione, mi permette addirittura di avere quattro canali, cioè quattro comandi. In più, qual è il grosso vantaggio? Che succede spesso che magari avete una porta a scrigno con l'incasso, il comando dovete proprio montarlo lì. Questo qua mi permette di montare un comando da superficie senza necessità di rompere o quant'altro. L'altro aspetto estremamente positivo è che in caso di applicazioni, di uffici, pareti mobili e quant'altro, dove la flessibilità dell'impianto è molto importante. Ridò la parola a Giorgio. Grazie Elio. Ma i campi applicativi quindi di Yokis non è solo quindi per la regolazione, magari il controllo e la gestione di luci, ma possono anche avvenire in ambito dell'automazione, intesa come? La necessità di il nostro cliente ci richiede: ho già un'automazione, un cancello caraio, o vorrei avere un punto fisso di comando, perché il telecomando o lo dimentico in macchina o all'interno della giacca o non è sempre disponibile. Non ho fili, come faccio a realizzare, a rispondere a questa esigenza in maniera molto semplice? La prima soluzione è quella di utilizzare un relay multifunzione, quindi il classico MTR 2000 RP, quindi il radio, lo programmo in modalità impulsiva, dove io sfrutto quindi un contatto pulito che si chiude per mezzo secondo. Questo contatto pulito sarà collegato direttamente alla centralina dell'automazione e quindi permetterà di comandarla direttamente. Dall'altra parte vado a posizionare il mio pulsante fisico fisso, quindi all'interno della mia serie civile, e vado a cablare direttamente il mio trasmettitore radio. Questa è la soluzione ideale, come dicevo, per chi magari perde i telecomandi o semplicemente la portata del telecomando non è sufficiente per azionare il mio carraio direttamente all'interno dell'applicazione. L'ecosistema IOFIS permette una distanza di trasmissione dal trasmettitore al ricevitore fino a 250 metri in campo aperto, quindi come vedete una distanza veramente importante. Una seconda soluzione è quella, ad esempio, di rendere anche l'impianto come connesso. Quindi, oltre ad aggiungere il mio trasmettitore, le due DP cablato sulla 503, oltre a inserire il mio relay multifunzione, possiamo dare la possibilità al nostro utente di avere un comando direttamente da smartphone. E otteniamo questo risultato aggiungendo un Yokis App. Yokis App è quella interfaccia, appunto, che mette a disposizione l'utente di dare un'app e potrà in qualunque momento effettuare l'apertura, lo stop, quindi l'interruzione, e la chiusura di un'automazione in maniera estremamente libera. Quindi comodità all'interno del nostro impianto. Qui vediamo un esempio che è un riassunto dell'esempio di connessioni che possono realizzare in maniera radio di luce e tapparelle. Sulla sinistra vediamo quindi un comando di una luce effettuata con un classico telecomando, in basso una deviata dove possiamo utilizzare ad esempio due trasmettitori da incasso, e sulla destra invece la deviata la possiamo realizzare anche con telecomandi. Quindi questo per dire che tutti i trasmettitori sono realmente integrati e si può scegliere quello che ci permette di rispondere alle nostre reali esigenze. Dove sfruttiamo al meglio le potenzialità di un modulo Yokis ibrido, quindi radio filare, e nella sostituzione di una tapparella. Ad esempio, immaginiamo di avere una tapparella, quindi già motorizzata, in cui il nostro cliente ha solamente il contatto di comando fisico, quindi vicino alla tapparella. Vorrebbe magari replicarlo vicino all'ingresso della stanza, vicino alla porta. Come otteniamo questo risultato? Posizioniamo il nostro relay attuatore direttamente dentro a 503 e le andiamo a cablare direttamente il pulsantino, e dopodiché andiamo a scegliere il nostro trasmettitore, ad esempio quello della versione da parete, e lo fissiamo direttamente col biadesivo sulla superficie. Quindi velocità, estremamente versatilità, e non è necessario sicuramente.
Il fatto di utilizzare tutta la gamma di moduli OTIS, sono moduli di radio, ci permette cosa di sfruttare? La centralizzazione radio della gamma. Cosa significa questo? Che non essendo necessario passare quindi dei fili che uniscono, che mettono in comunicazione in modo con l'altro, questo lo possiamo fare con una portante radio. Tutto questo bus radio andrà ad unire tutti i nostri relè attuatori, che siano per le versioni di tapparelle, di luce, di termoregolazione, in maniera assolutamente libera. Possiamo creare quindi delle connessioni di centinaia di moduli e quindi avere la possibilità di sfruttare molteplici centralizzazioni. Ma un vantaggio del bus radio qual è anche? Quello di aumentare la portata. Ogni modulo ricevitore, oltre a funzionare da attuatore, quindi da comando magari per una luce, funziona anche da ripetitore di segnale. Quindi o tra un modulo e l'altro possiamo avere segnali di 250 metri rimbalzati da un modulo all'altro. In basso vediamo un esempio dove abbiamo un telecomando che dovrebbe azionare direttamente un, come prima, magari un carraio, e posizionato a 400 metri non ce la faremo. Inserendo a metà strada un altro relè attuatore, magari che pilota direttamente un lampioncino, riusciamo a far arrivare il comando direttamente dove vogliamo, in maniera strettamente utile e versatile. Elio, se vuoi intervenire. Eccomi. Bene, grazie ancora Giorgio. Quello che potete, che avete visto, che abbiamo visto fino a qua, un aspetto di grande utilità, di grande flessibilità in un ambito, direi che è al confine tra la praticità dell'impianto e vicino alla domotica. Se voi fate conto di una situazione, di un'abitazione con impianto esistente, io dove ho i miei utilizzatori, qua c'è un esempietto che si vede bene, metto sostanzialmente i miei attuatori dove ho gli utilizzatori, cioè dove c'è i punti luce, e questi qua sono modulini radio, praticamente io li associo a questo telecomando e mi permette di comandare anche col telecomando il mio punto luce. In più, in questo caso, associo gli ultimi due tasti, il 7 e l'8, uno come generale, cioè 1, 2, 3, 4, associato a tutti e quattro gli attuatori, non ho una connessione fisica, ho mantenuto i punti di comando, i punti luce come erano, e ho fatto la centralizzazione di tutte e quattro le mie sorgenti luminose. Il tasto 8, in questo caso, ho associato solo il piano superiore, l'1 e il 4. Cioè ho quasi fatto una combinazione da scenario. Praticamente in un contesto di abitazione di impianto esistente, non tirando bus, non mettendo alimentatore, ma mettendo i miei modulini dove mi servono, posso andare a automatizzare il mio impianto. Poi posso comandarlo ovviamente con un telecomando o con tutta una serie di dispositivi che avete visto in precedenza. Questo è il vero vantaggio di OTIS, che al mio cliente finale gli propongo una soluzione di centralizzazione o di quant'altro senza andare a fare operazioni comunque installative complesse, operazioni di intervento invasivo sull'impianto. Se pensate al caso più tradizionale, che il serramentista gli ha già messo i 5 motori delle tapparelle, i 6 motori delle tapparelle col comando locale, voi aggiungendo un modulino tapparella ogni tapparella potete tranquillamente fargli la centralizzazione senza tirare nessun cavo e quant'altro. Questo di esempi applicativi così, anche segnalati da voi, ce ne sono moltissimi. L'evoluzione di OTIS è sostanzialmente questa: aggiungere funzioni, ma ricordandoci sempre che la semplicità di installazione, darvi la possibilità di installare senza regolare, passatemi il termine, questa è la vera missione di OTIS, di mettervi in condizione un prodotto che vi permette in interventi di ristrutturazione, di domotica e di realizzazione di impianti di facilitare quello che è la parte installativa. Grazie Giorgio. Grazie Elio. Come adesso a questo punto ci manca che cosa? Di vedere come si programmano i moduli. I moduli possono essere programmati in maniera totalmente libera, semplice, che come? Utilizzando ad esempio una chiavetta USB YoKey, quella che vedete al centro dell'immagine, una chiavettina radio che in realtà è un'antennina, che in abbinamento all'app installatore OTIS Pro, gratuita, quindi liberamente scaricabile, permette di programmare direttamente il nostro impianto.
Quindi utilizzando un tablet Android, inserendo la chiavettina, possiamo andare a questo punto a creare direttamente un progetto, quindi realizzare in maniera grafica totalmente semplice, andare a disegnare le singole stanze che compongono il nostro impianto, acquisire in maniera automatica i nostri modulini radio e quindi andarli a programmare in base alle esigenze che ci occorrono, in maniera totalmente libera. Allo stesso modo possiamo anche andare ad programmare i telecomandi, quindi fare l'associazione trasmettitore-ricevitore. In questa maniera, praticamente attraverso la nostra applicazione YoPis Pro, possiamo andare a creare anche direttamente il bus radio, quindi quel bus che andrà in comunicazione direttamente tutti i modulini tra uno e l'altro. Il fatto di creare questo bus radio ci permetterà anche cosa? Di realizzare le centralizzazioni e i comandi domotici, quindi creare delle interazioni tra un modulo e l'altro, in maniera assolutamente semplice. Come, cosa occorre a questo punto per realizzare un impianto connesso? Abbiamo creato il nostro impianto, l'abbiamo cablato, in realtà abbiamo semplicemente alimentato i moduli, li abbiamo programmati, quindi abbiamo già dato la possibilità al nostro utente di usufruire del nostro lavoro. Cosa ci occorre a questo punto per crearlo connesso? Inserire un YoPis Hub, quindi un'interfaccia radio Ethernet che vedete sulla sinistra, dotato di antennino, che permette appunto la comunicazione dei modulini radio presenti all'interno dell'installazione con il mondo internet, quindi con il nostro cliente. Quindi lui sarà connesso al router del nostro cliente finale e gli permetterà attraverso l'applicazione gratuita YoPisino di interagire direttamente con il proprio impianto. Quindi potrà immediatamente usufruire delle programmazioni, delle funzioni che gli ha inserito l'installatore e potrà personalizzarle ulteriormente. Quindi avrà la piena gestione del proprio impianto connesso. Potrà vedere in qualunque momento che sia, come dicevamo prima, comodamente seduto, sul divano, abbassare la propria tapparella, accendere la luce, spegnerla, regolare magari l'intensità luminosa per avere una soluzione confortevole per la visione di un film. Potremmo posizionare anche la tapparella a una posizione predefinita, in maniera totalmente libera. Potrà variare qualcosa, anche i comandi centralizzati, quindi un pulsante che l'installatore gli ha programmato per una funzione potrà essere variato perché le esigenze magari sono variate. E potrà anche crearsi in maniera totalmente autonoma dei comandi domotici, quindi avrà un pulsante touch direttamente all'interno dell'applicazione che lancia uno scenario in maniera totalmente libera. L'integrazione del sistema YoPis permette che cosa? Anche di usufruire degli assistenti vocali. Quali sono gli assistenti vocali attualmente compatibili con YoPis? Sono i due più diffusi in commercio, che sono Alexa di Amazon e Google Home. A questo punto gli assistenti vocali ci permettono di integrare ulteriormente le funzioni di YoPis con quelle smart di altri dispositivi. Vediamo un attimino di capire se conoscete le potenzialità di questo sistema. Io farei un sondaggio giusto per capire se avete utilizzato gli assistenti vocali e se sapete cosa ci permettono di usufruire. A questo punto lancerò un sondaggio direttamente, quindi per capire le potenzialità di questo nostro sistema. Il sondaggio è stato aperto, perfetto. Cosa puoi gestire con un YoPis Hub, quindi un impianto connesso e gli assistenti vocali? Solo le luci, solo le tapparelle o tutti i moduli? Quindi potete dare la vostra risposta in maniera totalmente libera, premendo invia ce la inviate e poi magari insieme analizzeremo quello che è secondo voi la soluzione corretta. Vi lascio ancora qualche istante così almeno per dare la possibilità di pensarci. Ok, io chiuderei il sondaggio. Perfetto. E vediamo un attimino la condivisione dei risultati. Ecco, direi che le risposte sono abbastanza multiple. La risposta corretta è che in realtà YoPis permette di comandare qualunque modulo, l'assistente vocale, scusate, permette di azionare qualunque modulo presente all'interno dell'impianto, che sia un modulo per la gestione delle luci, delle tapparelle o della termoregolazione. Quindi tutte le evoluzioni, quindi le eventuali aggiunte, sono in ambito assistente vocale. Vediamo ad esempio i comandi che possiamo utilizzare. Quindi
A questo punto togliamo sondaggio e vediamo come possiamo sfruttare queste potenzialità di questi oggetti multimediali, quindi di Google e di Alexa. Ci permetteranno a questo punto, se perfettamente integrati, di lanciare che cosa? Ok Google, imposta temperatura a 18 gradi, perché magari io mi sto preparando a uscire di casa e con un semplice comando dico alla caldaia di regolare, fare in modo che la temperatura non sale al di sopra dei 18 gradi in maniera totalmente libera. Posso dire a questo punto anche gestire le tapparelle direttamente, quindi non è più necessario creare magari degli scenari per quando tapparella. Possiamo anche effettuare un comando diretto, quindi sia con OK Google che con Alexa. Abbassa la tapparella, soggiorna al 20%, ad esempio diciamo con un comando diretto di posizionare la tapparella leggermente aperta, magari per permettere a una piantina di ricevere la luce solare. Tutto questo con un comando solo. Ma infine ci permette che cosa, no, gli assistenti vocali? Di attivare anche che cosa, gli scenari. Quindi dicendo ad esempio OK Google oppure Alexa, attiva modalità notte, il comando attiva e lancia lo scenario che noi abbiamo programmato. La modalità notte magari prevede il fatto di verificare che tutte le tapparelle siano chiuse e tutte le luci si spengono. Con un unico comando effetto questo controllo. Quindi mi si chiuderanno tutte le tapparelle, mi si spegneranno le luci. Quindi come vedete l'assistente vocale ci permette di rispondere alle svariate esigenze, perché gli assistenti vocali al loro interno hanno anche delle routine. Quindi ci permetteranno non solo di comandare i dispositivi Office, ma anche di interagire con dispositivi di terze parti, quindi sorgente sonora o quant'altro, in maniera totalmente diversa. A questo punto io vorrei porre una particolare attenzione all'ultimo prodotto della famiglia iOffice, che è il cronotermostato radio termale. C'è un dispositivo smart dotato di display touch, quindi che permette le programmazioni, con la retromissione bianca, e come vedete ci permette di leggere in maniera molto fluida le informazioni del display. È alimentato a batterie, quindi non servono dei cavi esterni di alimentazione, in più l'installazione avviene ad appoggio parete. Non è necessaria una scatola di incasso. Il fatto di avere un'alimentazione a parete, un'alimentazione a batterie e un'installazione a parete ci permette di posizionare il nostro cronotermostato dove realmente ne abbiamo bisogno, non dove serviva le cavi. In più, inoltre, il cronotermostato è perfettamente integrato all'interno dell'applicazione, io insegno, che vedete una schermata sulla destra, dove il nostro utente finale, il nostro cliente, potrà monitorare liberamente la temperatura di casa sua, vedere se la caldaia è accesa, se ha impostato una schedulazione settimanale ed eventualmente intervenire per eventuali variazioni. Quindi il campo applicativo è veramente, veramente ampio. Vediamo un attimino, secondo voi io in che modalità posso utilizzare un cronotermostato? Lancerei una domanda di un sondaggio a tal proposito. Quindi vediamo un attimino, perfetto, il sondaggio. Come può essere usato il cronotermostato termale? In modalità stand alone, quindi da solo, collegato in modalità radio a un ricevitore radio, oppure in configurazione multizona. Potete effettuare una risposta, quella che vi sembra più corretta, più coerente, e poi premere sempre il pulsantino invia per inviarci, diciamo, la vostra risposta in maniera totalmente libera. Vi lascio qualche istante, un attimino per pensarci, per vedere un attimino quella che secondo voi è la risposta corretta. Ok, io chiuderei il sondaggio. Andrea qui a questo punto a vedere i risultati, vedo che le risposte sono state un po' abbastanza varie, molteplici. La risposta corretta in realtà è tutto. Nel senso che il nostro cronotermostato può essere utilizzato in modalità standalone, può essere utilizzato direttamente per comandare un relay radio perché ha un trasmettitore a bordo, e infine può essere utilizzato anche in configurazione multizona. Chiuderei un attimino quindi il risultato e vi mostrerei come realmente può avvenire questa applicazione. Quindi vediamo un attimino, vediamo il risultato, perfetto. Vedete qua, ad esempio, due esempi di applicazioni in modalità standard. Sulla sinistra un esempio di collegamento filare, perché il cronotermostato ha un relè a bordo che può essere collegato direttamente a una caldaia. In questo caso portiamo semplicemente i due conduttori che andranno ad accendere e spegnere la caldaia in base alle impostazioni in modalità manuale o schedulata che le abbiamo impostate. Anche se abbiamo inserito una schedulazione, molto importante da sapere, noi possiamo andare a intervenire impostando un tempo di intervento. Ad esempio, gli dico, ok, per un'ora portami la temperatura a 22 gradi.
Perché io prevedo magari di effettuare un lavoro in abitazione e mi interessa avere una determinata temperatura. Per quell'applicazione dove non riesco a portare due fili direttamente al cronotermostato, possiamo sfruttare il telecomando che c'è a bordo e a questo punto andare a pilotare un relè multifunzione che andrà ad accendere direttamente la nostra caldaia, quindi realizzando un impianto totalmente rapido. Infine, per mostrarvi che la risposta corretta era anche la terza, possiamo utilizzare il Termarpa anche in impianti multizona connessi. Immaginiamo di avere un'abitazione suddivisa in tre zone, tre livelli, in cui in ogni zona abbiamo un cronotermostato che andrà a pilotare direttamente l'elettrovalvola di zona, quindi quella collegata a quel piano. Un secondo crono che andrà a pilotare la sua elettrovalvola di zona e il terzo cronotermostato che piloterà l'elettrovalvola della sua zona. Contemporaneamente all'elettrovalvola di zona, ogni crono andrà ad accendere in contemporanea anche il relè collegato alla caldaia. Andiamo quindi a realizzare che ogni zona può andare ad accendere liberamente caldaia andando a scaldare solamente quello che ci interessa. Tutto questo è possibile grazie appunto agli Occhi Sub, che ci permette anche di cosa? Di regolare poi anche da remoto la nostra temperatura in maniera totalmente autonoma. Quindi, come vedete, i campi applicativi sono veramente, veramente tanti. A questo punto siamo arrivati all'angolo delle domande e delle risposte, dove magari vi faremo, commenteremo insieme le domande che ci avete dato e le risposte che magari abbiamo avuto occasione di dare solamente in maniera diretta. Elio, hai qualche considerazione da fare? Eccomi qua. Il collega mi ha girato un po' di domande che sono state fatte, un po' ha risposto direttamente dalla chat, chi ha fatto domande molto specifiche, un po' di domande che sono di carattere generale. Una cosa fondamentale, che non abbiamo detto nella presentazione, che c'è un aspetto di integrazione ormai da tempo della parte IOKIS con tutto quello che è il mondo della videocitofonia URMED. Cioè, se prendete un esempio nel caso del videocitofono Mira Viva Voce, io ho due tasti che posso collegarli direttamente a due modulini radio per fare delle funzioni. È come se nel videocitofono ho già integrato un mio E2DP che mi trasmette ai due segnali e posso avere un collegamento su attuatore direttamente ai due pulsantini. Nel caso di Percom, addirittura ho una piattaforma più completa che mi permette di gestire i singoli modulini, scenario e quant'altro. Altra domanda, sviluppi futuri al prodotto, come avete visto, per chi già lo utilizzava, abbiamo aggiunto il discorso della termoregolazione del cronotermostato, stiamo andando sulla direzione che ormai sarà a breve della gestione del controllo carichi e via di seguito, comunque, e completare la gamma di moduli con le funzioni. Altre domande inerenti specifiche all'argomento? Chiedono se la programmazione si fa solo tablet. No, la programmazione si può fare direttamente dal pulsante richiamando le funzioni, richiamando la funzione specifica, oppure in alternativa si può utilizzare il tablet, come vi dicevo, magari nei casi di impianti più complessi. Si può programmare perciò sia con tablet che senza tablet. Ricordatevi che anche col tablet è molto semplice e molto intuitivo. Altra domanda che chiedevano relativa al discorso delle sorgenti luminose LED, se sono dimmerabili con i modulini. Ovviamente, se la sorgente luminosa LED è un LED dimmerabile di buona qualità, la funzione dimmer la sopporta tranquillamente anche quella del nostro. Non è utilizzabile su sistemi ovviamente RGB. Però per tutta quella che è la parte delle sorgenti luminose, con qualche accorgimento che migliora ancora di più la qualità del livello di dimmerazione, evitando lo sfarfallio della parte LED quando l'intensità è molto bassa, aggiungendo un dispositivo in parallelo che lo trovate sul catalogo IOKIS. L'ultima domanda che riguarda, scusate, la sto facendo scorrere. Ah, io vedo che nelle domande mi è arrivata anche una dove ci chiedono che, ma oltre alla programmazione da pulsante, quindi diretto sul modulino e da tablet, possiamo utilizzare anche altri dispositivi? Sì,
in un impianto con fino a 10 moduli possiamo utilizzare anche lo Yoki Sub, quindi l'impianto connesso, ed effettuare tutte le programmazioni direttamente da applicazione di utente finale. Quindi l'utente finale in quel momento potrà personalizzarsi l'impianto in tutta autonomia. Perfetto, grazie Giorgio, mi sono proprio dimenticato di questo aspetto. Ecco, una cosa che mi fa molto piacere, che si è vista nella chat, è che abbiamo avuto diversi complimenti da utilizzatori già di Yokis, poi dirò ai miei colleghi e ai miei collaboratori commerciali di ringraziarli con un lauto extra sconto, però diciamo che abbiamo avuto molti complimenti per chi l'ha utilizzato, perché il discorso tra semplicità di utilizzo, il livello economico non mi vincola a essere legato a nessun tipo di serie civile, perché sapete benissimo che funzioni domotiche, funzioni di trasmettitori, attuatori radio, ce n'è di ogni genere, però spesso sono legati a aspetti estetici civili. Qui c'è la massima flessibilità di gestirli. Un'altra richiesta: come siamo posizionati rispetto ai concorrenti? Ovviamente da direttore vendite vi dico benissimo. A parte le battute, potete verificarlo che il nostro posizionamento su Yokis, oltre alla semplicità, una caratteristica che ha un livello economico di posizionamento di prezzo anche rispetto ai competitor, a pari soluzione, a pari funzioni, molto ma molto conveniente. Vi faccio l'esempio più semplice, che è quello in un semplicissimo comando in una camera da letto. Se fate conto di qualsiasi serie civile, avete la necessità di fare un'invertita perché i due comandi alla testa del letto più il comando all'ingresso, se voi fate conto di quanto costano due deviatori e un invertitore, se io penso e metto tre pulsanti e un modulino, inizio già ad avere un certo tipo di livello di convenienza. Oltretutto, pensando al fatto che mi permette poi in uno sviluppo una serie di funzioni in più e di evoluzioni in più anche dell'impianto. Non ho i quattro fili del ritorno all'invertita, giro con due fili. Il vantaggio di Yokis, vero, per concludere e per rispondere a un po' di domande, è che praticamente io continuo a tracciare, continuo a avere la mia logica del fare l'impianto come l'ho sempre fatto, senza sconvolgere le mie modalità, ma mi permette di avere un impianto più pulito con una serie di funzioni in più senza cambiare le logiche o integrare costi aggiuntivi elevati. Niente, una domanda un po' fuori tema che è arrivata sulla chat. Cosa pensiamo di fare in questo periodo? Questa qua è una bella domanda, cioè cosa pensiamo di fare? Noi continueremo, come lo stiamo continuando a fare, a stare il più vicino possibile a voi, poi qualche volta virtualmente come in questa occasione, ma io spero a breve di rivederci e di ricominciare a fare le cose insieme. Noi continuiamo a migliorare, l'azienda continua a investire su quelle che sono le attività di customer in pre e post vendita, perché ci rendiamo conto che sono fondamentali di starvi vicino. La cosa più importante quando parlo con voi è che quando siete sulla scala avete un problema, ci deve essere un'azienda dall'altra parte che vi risponde e vi dà una mano a risolvere il problema. L'altro sforzo la stiamo facendo, come vi dicevo, sui tecnici commerciali. Abbiamo potenziato molto la rete vendita con un obiettivo sempre di supporto sia commerciale sia tecnico in pre e post vendita. Questa è un po' la nostra strategia. Ovviamente grande disponibilità attraverso la rete commerciale, direttamente a me, scrivendomi una mail come volete, chiamandomi, dandoci indicazioni di quello che vi serve, e noi per noi è più facile scoprire una grande opportunità, cosa possiamo fare per aiutarvi, cosa possiamo fare per voi insieme, perché siete i clienti più importanti che abbiamo. Ci sono una serie di altre domande, vi confermo che risponderemo molto rapidamente, con un po', visto che stiamo cercando di rispondere un po' a tutti attraverso la chat. Io vi ringrazio davvero, è stato un piacere questo collegamento. Lascio la parola a Giorgio, ci saranno altre occasioni che vi annuncio un po' la prossima occasione. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie.
ne approfitto per annunciare il prossimo webinar, che sarà giovedì prossimo 30 aprile, sempre alle ore 10, in cui praticamente presenteremo il nuovo sistema antidiluvione 1068, in cui verranno evidenziati i plus di installazione, di utilizzo ed esempi magari anche di programmazione. Vedremo un attimino di far rientrare un po' tutto. Io vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar organizzato e vi rimando al prossimo intervento. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci a tutti.